ho delle idee abbastanza chiare. Diciamo, mi piace iniziare dei progetti e portarli avanti fino alla fine, seriamente, per dare anche alla città un qualcosa in più. Spero di continuare sempre a far crescere questa realtà. L'obiettivo principale è quello, secondo me, di iniziare e vedere i risultati man mano. Credo molto nella squadra che ho allestito, credo nella dirigenza, mi sono fatto cercare anche da vice esposto, cosa il presidente onorario che ha fatto della Confederazione Italiana. Ricordo che questa è la categoria più alta che Manfredonia può esprimere nell'ambito calcistico, per cui mi sta bene elencare le migliaia di ragazzi che si avvicinano a questo sport, i tanti pseudo-imprenditori che investono in questa città, in questo sport, ma purtroppo quest'anno dobbiamo fare i conti con un azzeramento totale
dell'attività manfredoniana. Torniamo al calcio a 5 femminile, che è poca roba a livello regionale, ma è poco per chi vuole fare per i colori biancocelesti. Ricordiamo che queste ragazze indossano una maglia, che è quella appunto del Manfredonia, quella maglia a cui tutti siamo legati, sia professionisti che lavoratori, che fanno tantissimi sacrifici per aiutare queste ragazze a crescere, per stare vicino. Non c'è sport senza spettatori, quindi sono d'accordissimo quando è stato detto che non si pagherà il biglietto, e no, d'accordo. Bisogna dare la possibilità a tutti, in un momento di crisi a livello nazionale, di stare vicino a chi fa comunque dei sacrifici per arrivarsi di bere, o quando è faticoso, o si col freddo, quando si è in pochi, sicuramente non si ha la meglio, quando verranno squadre più blasonate, accompagnate dai loro supporti, quando ci saranno da fare le trasferte, quando ci saranno i momenti di festa, bisogna allenarsi, bisogna... quando bisognerà l'allenatore e supportare tutto lo staff tecnico che si spingerà intorno agli atleti per fare in modo di non farne mancare niente e fare in modo che questa squadra possa raggiungere gli obiettivi auspicati e quelli che Donato ha detto sono gli obiettivi che questa società si è permessa di raggiungere. Benissimo, credo che tu abbia detto tutto, ho fatto qualche altra domanda, però hai risposto senza che io ti abbia potuto fare la domanda, vuol dire che siamo perfettamente in sintonia, quindi è ben evidenziato che l'anno scorso per lo sport cittadino manfredoniano è stato certamente un anno orribile, culminato con la retrocessione del Manfredonia Calcio nell'eccellenza, purtroppo titolo radiato, ripartiamo dalla prima categoria. Agli altri sport, lo sapete quello che è accaduto, addirittura uno sport è scomparso e della pallamano che ben aveva figurato l'anno scorso, e per fortuna c'è questa società che può costituire veramente un vanto, una novità per Manfredonia, quindi speriamo che possa nel futuro continuare a regalare a questa città delle grandi soddisfazioni. Grazie anche a questa dirigenza seria e importante che lavora in sordina ma riesce a regalare grandi soddisfazioni. E giustamente il tuo innesto è essenziale in questa società, poiché potrai fornire quel contributo tecnico di esperienza che oramai hai maturato da tantissimi anni nel mondo dello sport e del calcio. Grazie mille Luigi. Benissimo, continuiamo nelle presentazioni di coloro che fanno parte dell'organigramma del Manfredonia Calcio per passare al vice presidente Raffaella Cinque, che salutiamo chiaramente con un applauso. Poi viene il direttore generale Marianna Impagnacchietto, il direttore sportivo chiaramente lo ripeto, l'avvocato Luigi Verra, Guerra. Vai, ti chiedo scusa. Come con gli occhiali, scusa. Allora, chiamiamo qui il protagonista della scorsa stagione, l'allenatore Martino Pocoena, togliamolo con una palla. Allora Martino, tu sei grande amico di Luigi, ti ha portato al tuo saldone, scommesso sul terreno, hai ripagato, l'anno scorso hai deciso di cambiare passare dal calcio maschile a quello femminile. Che tipo di esperienza è stata? Ci hai riflettuto prima di passare al calcio femminile? È stata una scommessa vincente? Purtroppo non ci ho riflettuto, forse tante cose non l'avrei fatto. È stata fatta così d'impulso questo tipo di scelta, parlando con il presidente Madonna Fortunato, è partita così un po' per il gioco, e poi invece il movimento comunque è cresciuto, avevamo una ventina di ragazze all'inizio della stagione scorsa e poi sono venuti i risultati, insomma poi è aumentato anche quello che è stato l'impegno e tutto il resto, fino a abbiamo raggiunto i risultati per tutti questi anni. Avresti mai pensato all'inizio della scorsa stagione di duplicare la vittoria in una Coppa Puglia, quindi con una nuova esperienza con le ragazze, sei stato bravissimo a motivarla? Onestamente penso che nessuno potesse aspettare un risultato del genere, nessuno, neanche chi aveva le più rose aspettative. Ci siamo ritrovati, abbiamo forse fatto le più
tutte le partite della stagione, proprio quelle in Coppa Italia. E vorrei ricordare che grazie comunque a 6-7 ragazzi lo scorso anno abbiamo raggiunto quel tipo di obiettivo, perché poi tra vicissitudini e varie hanno perso parecchie ragazze, quindi veramente un plauso più che altro a loro e non a quello che loro hanno fatto. Bisogna solamente dire grazie a chi ci ha permesso di stare qua, all'impegno che hanno messo. Io ho messo solamente, diciamo, solo messo al servizio della società. Mister, ci siamo incontrati lì sul posto turistico iniziale della preparazione atletica col nuovo organico, con Rino Marcione, che purtroppo stasera non potrà essere presente. Come è andata la preparazione e a che punto è la squadra? Sì, stiamo lavorando dal giorno 4, praticamente tutti i giorni. Stiamo lavorando tantissimo, comunque il gruppo è un gruppo nuovo. Si devono conoscere, caratteri forti, ragazze che comunque hanno calcato palcoscenici importanti. Abbiamo delle ragazze, comunque, due ragazze spagnole, abbiamo una ragazza nazionale slovena, abbiamo delle ragazze che fino all'altro giorno stavano in Serie A Elite. È una squadra che è partita in sordina, che però piano piano il presidente, con dei giusti accorgimenti, ci ha dato, mi sta dando la possibilità di allenare un gruppo, penso, molto ma molto buono da questo punto di vista. Adesso ciò non vuol dire che partiamo con i presupposti di vincere il campionato, perché non sarebbe giusto. Penso che bisogna volare molto ma molto basso, stare concentrati, cercare di, specialmente nelle prime partite, di cercare risultati positivi, perché solo con l'entusiasmo si può andare avanti. Chiaramente ci saranno momenti che sicuramente di sconforto, e saranno quelli momenti in cui l'allenatore, i genitori e la società dovrà far valere la forza e l'esperienza. Quindi facciamo un applauso a Mr. Martino Popolene. L'ultima domanda, perché tu mi hai letteralmente bruciato, mi hai con il pensiero come Luigi esposto, volevo semplicemente chiederti: domenica inizia la stagione ufficiale dell'SD Matteo 2000, inizia con la Coppa Italia, affronterà il Lionero in Coppa Italia. Come ci arriva il gruppo a questo primo importante appuntamento della stagione? Poi ci sarà il 7 di ottobre, inizia il campionato con la Puffa Morfetta, che è una squadra credo che sia stata costruita probabilmente per vincere il campionato. Sì, il Monspetta è una delle pretendenti al titolo, quindi abbiamo un inizio di campionato in salita. Noi arriviamo, come abbiamo detto, dopo una buona preparazione, c'è qualche ragazza un po' acciaccata, però non è questo il problema, perché chiunque scenderà nel campo cercheremo veramente di mantenere il massimo risultato. Quindi in ogni manifestazione, in ogni competizione in cui parteciperemo, cercheremo veramente di ottenere sempre il massimo. Ok, grazie mister, salutiamo con un grosso applauso, in bocca al lupo per la stagione che inizierà. Continuiamo con le presentazioni, dopo l'allenatore, il vice allenatore è Antonio Guerra, e facciamo un applauso, il preparatore atletico è Rino Marcione, che si occupa anche del settore giovanile, accogliamo anche con un applauso, è presente per i lievi problemi di salute. L'addetto agli arbitri è Katia Carbone, poi vi è il team manager Massimo Giacometti, l'altro team manager Luigi Colombo, il fisioterapista Antonio Piemontese, la ragazziniere Franco Mancini, dirigente e accompagnatore Yuri Totaro, responsabile della comunicazione ingegnere Antonio Monaco, qui presente a Vatere, bravissimo addetto stampa, grande membro della pubblicizzazione di questa società, ovviamente è ascrivibile ad Antonio Monaco. E poi abbiamo i fotografi ufficiali, abbiamo Luciano Armento e la onnipresente Lucia Ricciardi. Ecco, a tutti vogliamo un applauso, perché anche lei
E come il pezzo non c'è, scusami, sei dappertutto, quindi scusami. Dappertutto, ma fai benissimo, perché grazie a te riusciamo poi a costruire l'evento tra i 400 fotografie su ogni evento, fai benissimo a pubblicare. Complimenti, Lucia, bravissimo, veramente. Stai costando solo di interquello. Dopo la presentazione, allora, a questo punto direi di chiamare le modelle, sono le ragazze che fanno parte del settore giovanile dell'SC Mattoria 2000. Vi invito a venire un attimo qui, così vi presentate da sole. Ciao, un grande. Da quanto tempo giocate a calcio femminile? Perché il sogno del nostro sogno ovviamente è quello di col tempo di arrivare in prima squadra. Un ringraziamento a tutti e buonasera.